conferenza la prossima settimana, quindi a Senigallia. Quali sono gli obiettivi, diciamo, che vengono posti e come si articolerà l'appuntamento? Ma l'obiettivo è quello di una riflessione oggettiva, il più scientifico possibile, sul tema della denatalità. E la conferenza non è la festa della famiglia che abbiamo fatto sui territori, ma ha proprio lo scopo di radunare vari stakeholder per vedere un po' quali politiche siano necessarie per fuggire a questo dilemma che non è solo marchigiano, ma è un dilemma nazionale. Quindi abbiamo fatto tramite il forum, il Consiglio regionale, un'analisi della denatalità nelle Marche e la prima sessione lavorerà su questo. La seconda invece c'è un invito a tutto tondo che è fatto alle parti sociali, che è fatto alle aziende, che è fatto a tutti coloro, imprese, terzo settore, università, cioè tutti coloro che sono invitati ad una politica non solo di sostegno alla famiglia ma di rilancio della famiglia. La Giunta ha lavorato molto, siamo quasi a 47 milioni di investimenti che potrebbero non bastare visto che la famiglia è il bene maggiore, però non sono pochi. Quali sono le azioni che avete messo in campo in questi anni? Ma siamo partiti da delle urgenze molto specifiche, dal fabbisogno emerso, che sono il sostegno ai nidi, il sostegno alle rette scolastiche, alla disabilità, la fascia dello 06, il sostegno pomeridiano ai compiti, e ultimamente abbiamo investito molto anche rifinanziando gli oratori e aderendo alla piattaforma del Network Family del Trentino, che è interessante perché prevede una coprogettazione negli ambiti territoriali di ciò che serve, quindi si tratta di lavorare, è un'ipotesi di lavoro molto forte, e da ultimo la biofertilità. Ci tengo molto perché nell'ambito della consulta è nata l'esigenza dell'operatore di biofertilità e credo che nella cultura di morte che ci accompagna e nella famiglia residuale e anche molto osteggiata tantissimo, sia importante mettere in evidenza che c'è un'educazione alla sessualità che può riguardare le coppie e può riguardare anche gli adolescenti, anche perché noi abbiamo una vulnerabilità dell'essere umano che può derivare da motivi psicologici ma anche da motivi economici, la carenza del lavoro, quindi il discorso andrebbe preso a tutto tondo. Mi auguro che le prossime conferenze riflettano con le aziende per la conciliazione e tempi di vita e di lavoro, perché noi abbiamo delle aziende molto interessanti che lavorano in quest'ottica, piccole e grandi. E poi mi piacerebbe anche una riflessione a tutto tondo sui percorsi di studio e di lavoro, che sono troppo alti. Un ingegnere non può arrivare a 25 anni quando in altri stati si laurea a 21.